Inaugurata venerdì pomeriggio, la quarta casa dell'acqua è stata collocata in località Fuonti, nella piazzetta Carmine Acone. Una scelta economica, solo 5 centesimi al litro e amica dell'ambiente. Gli altri dispositivi si trovano in via Taverne, presso Pala di Concilio, località Moio e lungomare San Marco, piazza Gallo. Seguiranno a breve altre installazioni in località Madonna del Carmine, Porto, Centro Storico e località Mattine. Quarta casa dell'acqua che andiamo a montare, come l'impegno preso cercheremo di raggiungere tutte le periferie, quindi in questo caso la località Fuonti, le prossime saranno, se non sbaglio, il Centro Storico e anche in località Madonna del Carmine, diciamo, e poi completeremo con la località Mattine. Così abbiamo distribuito dappertutto questo servizio, come sapete ha un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è quello, naturalmente, diciamo, della battaglia che facciamo contro la plastica, perché qui sarà facile, insomma, riempirle e utilizzare il vetro come si faceva una volta. E il secondo, insomma, è quello naturalmente di avere un costo molto concorrenziale, insomma, dell'acqua. Come avete visto, l'acqua è completamente depurata, ha diverse tipologie, insomma, sia quella a temperatura ambiente, quella fredda o l'acqua gassata. A seconda delle vostre richieste potrete venire a utilizzare. Per il momento sarà possibile riempirlo utilizzando le monete, però è possibile anche fare una scheda di abbonamento eventualmente per se non vorrete utilizzare le monete. Insomma, questo percorso, abbiamo detto, continuerà. Il sindaco poi si sofferma anche sui lavori che saranno svolti proprio nel rione Fuonti riguardo ai lavori su strada e la possibilità di realizzare una piazza proprio nella località Fuonti. Abbiamo previsto l'asfalto della strada, è già inserito nel prossimo finanziamento. La ditta che dovrà fare i lavori è stata già selezionata, ci sono solo dei dettagli tecnici che consentiranno naturalmente di cominciare. Naturalmente si valuterà anche il momento più giusto per farlo, quindi se il tempo sarà buono subito o subito dopo il periodo invernale, insomma, perché sapete che gli asfalti vanno fatti quando non piove molto, per evitare che non ci siano danneggiamenti e il lavoro venga fatto nella maniera migliore. Ora, per quel che riguarda invece la questione della piazza, voi sapete che c'è stato da tempo il problema anche della disponibilità della location e abbiamo dovuto rimandare purtroppo questo anche a causa della impossibilità di trovare il giusto luogo, ma con l'approvazione del PUC, che diciamo si avverrà entro fine anno, innanzitutto la zona di Fuonti verrà dal PUC valorizzata, perché qui abbiamo tutti quanti insediamenti che sono nati grazie a concessioni rilasciate su case agricole. Invece in futuro, insomma, questo si supererà, le aree in prossimità della strada diventeranno zona B e ci saranno nella zona di Fuonti anche delle possibilità di implementare le costruzioni grazie a dei comparti edificatori che sono stati edificati proprio in questo rione. E grazie proprio alla costruzione dei comparti edificatori, quindi alla crescita ulteriore, insomma, della nostra contrada, proprio lì ci sarà la possibilità di avere, in cambio di standard urbanistici, la possibilità di individuare la location per fare la piazza. Quindi questo certamente lo faremo. Quel che riguarda la chiesa, diciamo, tendenzialmente le parrocchie non fanno più tanti investimenti in costruzione di nuove strutture, per la verità. Il vescovo è diciamo così, il parroco di riferimento di Fuonti, vorrebbe concentrare tutte le energie nella nuova chiesa, di cui già sapete, in località Madonna del Carmine, che dovrebbero poi raggruppare un po' tutte quante l'area della Marrota, Fuonti, Madonna del Carmine, una struttura grande con un finanziamento della CEI che prevederà anche non solo la chiesa ma anche oratorio, campi di calcetto e quant'altro. Questo è l'investimento che hanno pensato loro e quindi volevano concentrarsi su quello. Però naturalmente, una volta che noi avremo trovato la disponibilità della piazza, sicuramente avremo collegata adesso una struttura che poi potrà essere completata anche con le offerte, quindi se riusciamo insieme a mettere in moto questo meccanismo, credo che poi, una volta che l'avremo realizzata, non potranno certo dire di no alla presenza stessa. Ripeto, anche se loro pensano più ad altro tipo di investimento, quello, diciamo, di fare strutture più grandi con servizi annessi, come vi ho detto, e quindi cercano di investire in strutture, diciamo, polifunzionali invece che in tante strutture sul territorio. E sarà, diciamo, dovremo essere noi con la nostra buona volontà, una volta che la piazza sarà realizzata, naturalmente avviare questo percorso, naturalmente poi non potranno fare altro che seguirci loro.